Rino Di Meglio, coordinatore della Gilda Nazionale degli Insegnanti. Di Meglio, si è appena concluso il convegno qui a Roma, confronto tra sindacati e politici. Cosa è emerso e quali sono le cose che non vi convincono? Beh, come al solito la politica è un po' dispersiva. Oggi abbiamo sentito tutti, sono in campagna elettorale, quindi in una certa misura è anche normale, promettere tutto e di più. Noi speriamo che intanto non si dividano troppo, la politica non si dovrebbe dividere troppo, su certe cose bisognerebbe trovare unità. E secondo luogo che ci sia, differentemente da quello che è successo in tempi recenti, una predisposizione all'ascolto dei sindacati e di chi nella scuola vive per trovare delle soluzioni pratiche ai problemi. La prima cosa che abbiamo chiesto ovviamente è una retribuzione decorosa, perché è inutile che ci si parli di miliardi e miliardi che girano quando siamo all'ARA e non si riesce a concludere un contratto perché mancano stanziamenti di qualche centinaia di milioni per chiudere in modo più decoroso il contratto. Questo abbiamo chiesto innanzitutto. Il personale quest'anno sarà paradossalmente meno dell'ultimo biennio, avremo meno docenti e meno ATA. Assolutamente sì, perché è conclusa per decreto la pandemia e quindi il personale cosiddetto Covid torna a casa. E questo è il motivo per cui abbiamo un po' meno precari degli anni scorsi, semplicemente perché nonostante l'emergenza scolastica perduri, non solo per la pandemia, ma come è stato rilevato nel corso dell'incontro, anche perché abbiamo tantissimi alunni, per esempio, che provengono dall'Ucraina, che avrebbero bisogno di aiuto, di integrazione, di imparare la lingua e quindi di tanti insegnanti, questi insegnanti non vengono dati alla scuola. Come al solito le risorse si tagliano. Di Meglio, voi avete il polso della situazione, cogliete gli umori dei docenti. Cos'è che chiedono i docenti oggi allo Stato, al governo? Beh, chiedono allo Stato e al governo innanzitutto, come dicevo prima, una retribuzione più decorosa. Secondo luogo, meno burocrazia, meno pressione burocratica nella scuola. Cioè, non è possibile che si debba perdere tantissimo tempo per adempimenti burocratici. Anche, per esempio, collegandoli alla valutazione. Qui il problema non sono i voti per numeri o i giudizi. Il problema, anche in questo caso, è di non metterci troppa burocrazia e rendere tutto più umano, più accettabile, più comprensibile anche agli alunni e alle famiglie. Anche questo è un problema politico? È un problema politico, perché è la politica che scrive le norme, poi se le scrivono male noi ne subiamo le conseguenze. L'ultima domanda riguarda i concorsi. Abbiamo visto che questi ultimi concorsi non sono andati come ci si aspettava. Voi cosa proponete? Noi proponiamo intanto che ci sia una seria stabilizzazione dei precari, perché qui non si può invocare l'Europa quando viene fuori una stupidaggine come quella del docente esperto, che ci dicono che ha detto l'Europa, ma vorrei sapere chi in Europa, e poi non si rispettano le decisioni della Corte di Giustizia Europea che ha dichiarato l'illegittimità del precariato oltre i 3 anni. Quindi innanzitutto stabilizziamo quelli che hanno maturato un'esperienza sul campo con delle procedure semplificate e poi facciamo dei concorsi meno nozionistici e più seri, non basati su test che peraltro sono indecorosamente sbagliati. Bene, grazie Rino Di Meglio, leader Gilda.